Adesso ci troviamo in un'altra cantina, cioè nella cantina di Amitrano Gioacchino, sempre nella zona di Panza. Amitrano è molto conosciuto anche a Foria e forse per tutta l'isola, è una persona molto conosciuta. Come state osservando, noi ci troviamo in una cantina molto differente dalle altre che abbiamo visto. Le altre che abbiamo visto, noi stiamo osservando che qui veramente ci sono dei fusti ancora nuovi. Noi fino adesso abbiamo fatto vedere dei fusti molto vecchi. Questa è una cantina più aggiornata con fusti nuovi. Ci abbiamo, adesso la telecamera vi sta inquadrando una piccola. Questo fu a principio, sono diversi anni che sono uscite queste vasche che volevano sostituire il legno. Mentre adesso poi, dopo di queste vasche di cemento, sono uscite il vetro resine, è uscito l'acciaio inossidabile. Adesso io non voglio allungarmi, passo la parola a Gioacchino, vorrei fare alcune domande. Gioacchino, tu che cosa ne pensi adesso, siccome noi tutti quanti, tu mi conosci, anch'io sono dell'agricoltura, di questa crisi vinicola, perché tu hai qualche anno in più di me e sai benissimo che prima si smerciava tanto di quel vino e ora invece si rimane tutto bloccato. Tu che cosa ne pensi di questa crisi vinicola? Dunque, la crisi vinicola la prevedevo già da 10-12 anni qua, che diciamo così, che i coltivatori diretti già nel 1985 ci siamo tutti lamentati verso la regione, la provincia e tutto, e i nostri, diciamo così, le nostre richieste venivano anche confermate dalla lettera del direttore Mottola in data del 24-5-85, che condivideva tutto quello che dicevano i coltivatori diretti, che lamentavano l'abbandono completo, diciamo così, dell'agricoltura da parte della regione, della provincia e tutto, in quanto chiedevano dei fondi per la coltivazione dei vigneti, la ricostruzione dei muri a secchi e tutte queste cose. Ma fino adesso lo Stato non è intervenuto, fino a quando i coltivatori sono costretti adesso a lasciare completamente, abbandonare completamente i vigneti. In queste ultime vendemmie si nota che il vino non si vende proprio più, perché arrivano tutti i vini da fuori con una concorrenza a prezzi stracciati, a prezzi che a 2000 lire la bottiglia. Se un chilo di uva costa 800 lire, come fa a vendere su una bottiglia di vino per 2000 lire? E il consumatore si è orientato a bere questo vino così, che con il prezzo di concorrenza e via, che il vino è rimasto nelle cantine. Adesso cosa proporre ai contadini per questo vino? Vedere di organizzare e facilitare le vendite dei vino sfuso. E per facilitare queste vendite occorre che noi dobbiamo trovare delle leggi che ci aiutano a vendere, perché le cose sono molto difficili a vendere il vino, diciamo così, di produzione e portarlo negli alberghi e nelle cose. Adesso io ho una piccola organizzazione che consente di vendere questo po' di vino mio, con un po', come vedete qua, la cantina è fatta pulita, ci sono le confezioni pure di 3 bottiglie, ma sempre come vino sfuso e come vino di produzione proprio, perché io produco 3-4 mila litri di vino. E che se tutto si organizza facendo così, potrebbe darsi che il vino invogliamo i consumatori alla vendita del vino. Voi vedete queste botte, vedete la passione profonda che io ho per la cantina e per la terra. Mo adesso, se noi ci fermiamo, vi faccio vedere pure come sto facendo una fotografia in coppa a terra, tutto verde con Pascone. Adesso come pigliamo. Vabbè, questo adesso dopo lo andiamo a prendere, però parliamo un po' ancora di questo fattore del vino. Siccome tu mi hai parlato dei fatti del sovvenzionamento che ha degli agricoltori, dei muri a secco, però io dico questo, la cosa principale per noi, quando abbiamo prodotto questo vino, se noi non riusciamo a venderlo, e sarebbe la cosa più importante vendere questo prodotto, e la cosa migliore è quella di incoraggiare per il vino sfuso. Noi abbiamo bisogno. Per noi,
quando abbiamo prodotto questo vino, se noi non riusciamo a venderlo, e sarebbe la cosa più importante vendere questo prodotto, e la cosa migliore è quella di incoraggiare per il vino sfuso. Noi abbiamo bisogno di incontrarci con le nostre autorità e vedere i coltivatori come devono fare per organizzare la vendita del vino, perché altrimenti il vino all'ingrosso nessuno lo compra più, e trovare la forma come venderlo, diciamo così, legalmente, come faccia Alice. Siccome io sto facendo una lotta da diversi anni con gli amministratori di Forie, sia con Gaetano Colella, sia con Antonio Trofa ed altre persone, abbiamo avuto anche una riunione sul comune con Ciro Maschio, il Barrelio, perché la bellezza dell'isola, che tu me lo puoi insegnare perché sei più grande di me, la bellezza dell'isola è di poter bere a tutti questi turisti un vino originale, vino locale, vino sfuso, perché tu mi puoi anche insegnare, perché il vino quando si mette in bottiglia ha bisogno di un certo trattamento, mentre quando si vende sfuso, se noi riusciamo a venderlo sfuso nei ristoranti, di questo ti faccio una risposta tecnica. Io nel lontano 1954 ho consultato la scuola di Conegliano Veneto, il quale ha detto così, che i vini, un eventuale sedimento sotto la bottiglia è indice della genuinità del vino, mentre oggi si parla che quando un vino o non si guasta oppure è in degrado la limpidezza, questo è indice di una serie di lavorazioni al vino. Allora il vino del contadino, per arrivare sulle tavole delle bottiglie, sulle tavole degli albergatori e cose, ci vuole una legge che consente che anche il contadino può vendere direttamente all'albergatore, al consumatore, direttamente all'albergatore, al ristorante, ecco, cosa che le leggi di oggi non consentono di fare questo. E questo volevo arrivare, proprio questo mi fa piacere che stai dicendo, che il contadino non ci può arrivare, non perché ci siccome arrivare. Ci stanno adesso, c'è l'USL e c'è la sanitaria che ci corrono addosso. Mi dica di più. Io naturalmente questo vino lo potrei pure vendere direttamente all'albergo, al ristorante, ma data se la legge non me lo consente, lo vendo direttamente a chi se lo compra e bere direttamente lui. Ma non è che la legge non lo puoi vendere, tu lo puoi vendere, soltanto che gli albergatori, i ristoranti non possono poi venderlo al pubblico, e questa è la lotta che noi dobbiamo fare, questa è la cosa che dobbiamo vincere. Noi abbiamo bisogno delle leggi che ci aiutano, anche e soprattutto, prima di tutto, che le leggi ci aiutano a considerare che Ischia è un'azienda agricola anche solo su 3.000 metri, e non pensare che sono 7.000 e 8.000 metri, perché queste sono le cose migliori. E io queste cose le ho richieste già, almeno non una legge, almeno diciamo così un'eccezione per l'isola. Queste, io ho un tuo memoria che io ho mandato ai coltivatori, ai dirigenti del nostro governo, i quali ho chiesto che non diciamo una legge per l'isola, ma almeno un'eccezione, che si considera che Ischia è un'azienda agricola fino a 3.000 metri, ma non si può pretendere 5.000 e 4.000, perché già 3.000 e 4.000 metri è grosso l'azienda. Noi abbiamo avuto la legge sui fondi POP, e questa legge che ci dava spiegazioni che se non c'erano 3.000 metri da una sola parte non si poteva avere il contributo, e tutta l'isola non ha potuto sfruttare questa legge, proprio perché i 3.000 metri nessun contadino li teneva a una sola zona. Esatto, perché nei nostri terreni, come tutti quanti sappiamo, sono tutti spezzettati, un po' a una parte, un po' a un'altra, sono tutti spezzettati. Poi voglio aggiungere pure, si fa una campagna contro l'abusivismo edilizio e cosa. Se noi vogliamo considerare l'isola di Ischia su un po' di verde, sta proprio dove ci è arrivata la casa, tranne che molte case vengono costruite male perché le fanno abusivamente in pochissimi metri quadrati di terreno, però quello che è importante è di vedere bene che non si può abbandonare un terreno e pensare che la gente coltiva la terra solamente per fare il verde agli albergatori, per fare gli alberghi. Tanto vero che questi fessi stanno per furri e hanno abbandonato completamente, non ci vanno più. L'isola dovete considerare che 4.500 ettari di terreno. L'isola è 4.500, lo dice lo stesso Mottola qui nella sua lettera, per un terzo è costruita, ma due terzi sono tutto colline abbandonate.